Siamo qua con Dario e Paola del Teatro dei Burattini di Como presso l'Orticolario e lasciamo loro la parola per raccontare questo magico mondo che purtroppo sta avendo un po' di calo, ma ci teniamo a tener vivo la storia dei Burattini. Sì, allora la storia di Burattini è una storia antica, noi ovviamente l'abbiamo ripresa da una trentina d'anni, non oso dire che sia antica anche la nostra, è soltanto un po' vecchia, e abbiamo ricostruito la maschera di Como che è Tava, Ultava, Shantar Burela Stringi Budela, che parla così, Ma Stella, e come mai dici Santa Arburella, stringi budella? Ma che cos'è questa Arburella? è un pesce del lago, Oh, un pesce del lago, ma allora sei un marinaio. marinaio d'acqua dolce. Ecco qua. Infatti, il lago per la città di Como era la vita e Tava è la maschera della città di Como. Un marinaio d'acqua dolce, una maschera molto saggia, molto buffa, molto popolare, che sa sempre aiutare chi ha bisogno, come tutte le maschere del resto, vero Tava? Perché i burattini sono un po' così, sono un po' i supereroi moderni, diciamo, no? Anzi antichi. I supereroi dei bambini perché incarnano le virtù più belle, la saggezza, l'onestà, insomma. E quindi i burattini quando fanno gli spettacoli cercano di far capire ai bambini attraverso il divertimento, il gioco, quanto siano importanti certe virtù. Questo è il Quando segreto. Tava incontra la strega, che come in tutte le fiabe è molto cattiva, e sì, è vero, sono davvero cattiva! E soprattutto mi arrabbio con topi e uccellini che vogliono rubarmi le bacche. Tava sa come comportarsi, sa come aiutare e come salvare i topolini e gli E a uccellini. Orticolare abbiamo fatto uno spettacolo che si chiama Bacca Rossa, dedicato al progetto di quest'anno che è intitolato Le bacche e il viaggio. Le bacche che viaggiano e portano, diciamo, i frutti in tutto il mondo. E lo spettacolo che rappresentiamo stasera abbiamo fatto anche ieri sera insieme a Davide Van de Sfroos in una serata molto particolare, racconta di una bacca che vuol diventare albero e di una strega che glielo vuole impedire. Bravo, complimenti, complimenti. Ma raccontiamo un po' la storia, le origini di questa Dei burattini. passione dei burattini. Allora, io racconto la mia, poi lei racconta la sua, che è una famiglia di artisti comaschi. La mia è una storia cominciata col teatro, io ho fatto la scuola di regia del piccolo e poi ho incontrato Paola e ho deciso di trasferire la mia esperienza non con gli attori veri, ma con gli attori di legno. Perché? Perché gli attori di legno sono ubbidienti, ci sono sempre, non c'è bisogno di chiamarli per le prove, sono sempre lì. In più gli attori di legno hanno questa prerogativa. Tirano fuori delle cose segrete che tu hai dentro che a volte sai e a volte non sai di avere. Quando ne hai due in mano e fai due personaggi, due caratteri, ti rendi conto di quanta ricchezza c'è nelle persone e che attraverso un pezzo di legno così, che è ovviamente espressivo, un'arte, tiri fuori queste parti segrete che hai nel cuore. Paola. Dal mio punto di vista, io ho incontrato Dario, facevo tutt'altro, studiavo lingue, pensavo che sarei probabilmente diventata un'insegnante. In realtà mi è piaciuto tantissimo, creare questo teatro dal nulla, perché così è stato, cercando ovviamente fonti di ispirazione nel teatro popolare e avendo delle opportunità bellissime, quindi di conoscere persone che ci raccontarono a quei tempi di che cosa voleva dire il teatro popolare, di che cosa voleva dire lavorare con delle teste di legno, avventurarci a costruirle. Infatti abbiamo costruito un piccolo patrimonio di burattini negli anni, per cui abbiamo personaggi per tutte le storie già pronti, li abbiamo appunto costruiti, dipinti, vestiti, creato dei caratteri. Devo dire che Dario è un bravissimo attore e raccontatore e quindi io mi affido sempre a lui per la costruzione delle storie e invece mi piace molto curare tutta la parte più estetica, diciamo artistica della costruzione. E così insieme abbiamo provato a creare il nostro piccolo mondo di lavoro e anche divertimento e soddisfazione e penso che ci siamo riusciti. Penso che i bambini in città ci conoscano tutti, personaggi come il Tavà, Cotoletta, la strega, siamo diventati famosi. Abbiamo avuto Orticolario ragazzi che sono venuti a trovarci che hanno 25 anni, 27 e ci hanno detto siamo stati i vostri spettatori, quindi questa è una cosa. O mamme che sono venute con i bambini che erano state nostre spettatrici. Diciamo che rimane nel cuore, Sì. perché tocca la parte più intima del bambino che è ancora in noi, perché comunque crescendo
diciamo, si va a perdere un po' questa cosa. Ma la magia del burattino è questa, quella di riportare bambini, persone adulte. Certo, noi diciamo che lo spettacolo nostro va dai 3 ai 99 anni, perché va bene per tutti, tutti ridono, tutti si divertono, ma tutti si pongono qualche domanda sull'essenza del mondo, della nostra vita. Vero. Diciamo che in questo piccolo mondo cerchiamo di creare un'empatia col pubblico, devo dire che Dario in particolare ci riesce molto bene, un rapporto col pubblico che si esaurisce, è vero, in quell'ora, due ore di conoscenza, ma che noi speriamo sempre che lasci un piccolo seme, il seme della creatività, dell'imparare a giocare con un pezzo di legno, con quello che troviamo, ma sempre di metterci il nostro cuore e la nostra intelligenza, e vediamo che i bimbi ci ascoltano in questo senso, eh? Vediamo che una piccola traccia rimane. Diciamo che io personalmente ho assistito a una loro, a un loro live e mi è rimasto nel cuore. Grazie. È un'emozione sempre bella comunque, e vi ringrazio di tutto ancora. Grazie a voi anche per il servizio che fate. Grazie a voi.